Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Quest'anno per Natale abbiamo deciso di portarvi una torta con l'effetto wow, la torta igloo. Letteralmente dall'Inuktitut significa casa ed è appunto quello creato con i blocchi di neve di forma sferica dagli Inuit, un popolo che abitò le parti nord del Canada prima del 1970. Però la parola igloo letteralmente significa costruzione, invece l'igloo fatto con la neve si chiama igluvigak. I mattoni sono fatti con la neve pressata, mentre la cupola è creata con il metodo dei cerchi concentrici. È una torta davvero particolare. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 500 g di mascarpone insieme a 140 g di latte condensato e i semi di una bacca di vaniglia bourbon. Mescoliamo un po' con una marisa. Poi aggiungiamo in tre fasi 300 g di panna montata già zuccherata e la amalgamiamo con movimenti lenti dal basso verso l'alto. Tutti gli ingredienti devono essere freddi dal frigo. Voilà! Adesso mettiamo la crema in frigo fino al momento del bisogno. Prendiamo un'altra ciotola con diametro di 20 cm e la copriamo con pellicola trasparente a contatto su tutta la superficie, lasciando fuori un po' di pellicola. Abbiamo due mocche di caffè, 350 g di savoiardi e la crema fatta in precedenza. Riprendiamo la ciotola con la pellicola e iniziamo a creare il nostro igloo. Inzuppiamo i savoiardi uno ad uno nel caffè e li adagiamo su tutta la superficie della ciotola, coprendo bene tutti i buchi. Mettiamo 3-4 cucchiai di crema. Poi aggiungiamo un altro strato di savoiardi. Continuiamo così finché arriviamo ai bordi della ciotola. Concludiamo l'ultimo strato di biscotti e copriamo con due cucchiai di crema. Con la pellicola copriamo la torta e mettiamo in frigo tutta la notte. Il giorno seguente togliamo la pellicola, mettiamo sopra un piatto da portata e giriamo la torta con decisione. Alziamo la ciotola e voilà! La copriamo interamente con la crema restante. Non dovrà essere perfettamente stesa, basta solo che sia uniforme. E adesso ci divertiamo con i blocchi di ghiaccio. Sono dei marshmallow della Haribo con due colori. Tagliamo la parte rosa e i blocchetti sono pronti. A questo punto tagliamo a metà 9 pezzi per costruire la porta. Li posizioniamo formando una specie di ferro di cavallo. Per realizzare il secondo giro dobbiamo attaccare i blocchetti con un pochino di crema. Passiamo poi alla costruzione dell'igloo, partendo dalla base. Procediamo in questo modo fino in cima. L'ultimo giro lo realizziamo con dei quadretti più piccoli. Guardate che bellissimo igloo! Concludiamo con un po' di zucchero a velo e cocco grattugiato, così da dare l'impressione della neve. È una torta molto scenografica,
perfetta per arricchire le vostre tavole di Natale. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo insieme questa meravigliosa torta. È una torta fantastica, si scioglie proprio in bocca. Il gusto è molto simile a quello del tiramisù, però molto più leggero, perché non ci sono né uova né zucchero. Il gusto deciso del caffè si incontra con quello delicato della crema e crea un contrasto perfetto con i savoiardi. Insomma, è buonissima, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.